Buongiorno a tutti, giornata fredda e invernale, un bel venticello. Oggi abbiamo deciso, per evitare di andare a prendere freddo, vento e neve su montagne alte, di fare un giretto tranquillo, che è l'anello del Monte Flavio e Monte Pellecchia. Quindi oggi Monti Lucretili con noi, dolce come sempre, immancabilmente, il grande zio. Impostazione delle live, Monti Lucretili e Monte Pellecchia, Monte Flavio partenza. E fa freddo, tira vento, c'è vento, che dice Sara. E oggi mi vado a camminare, cosa strana. Ottimo. Mi va di camminare. Perché cagare tutto dal freddo. Però me va. Andiamo, con ragazzi. Io direi camminiamo intanto con noi. Iscrivetevi nel canale. Iscrivetevi ragazzi. Buon Natale. Fateci regalo di Natale. In effetti, se qualche casa, tipo quelli che hanno vino, primi, qualcosa da portare a mangiare, insomma, ci vogliono offrire qualcosa, noi siamo sempre disposti a fare anche pubblicità. Comunque, basta con le cazzate, buona visione. Per fare questo percorso siamo arrivati nel paesino di Monte Flavio e abbiamo preso la via Monte Pellecchia, che è asfaltata per un tratto. Dopodiché inizia questa stradina serrata e quindi lasciate la macchina nell'ultimo tratto di asfalto, da qui parte il sentiero. Oggi ho rimesso la Salomon. Secondo me è una delle scarpe più comode per i trekking semplici, e quindi ragazzi, se volete una scarpa comoda, consiglio vivamente Salomon. Allora ragazzi, presa la sterrata, dopo una piccola pezzatina incontriamo il segnale con scritto il 3.12, che noi faremo per il Monte Pellecchia, che ci dà 2 ore e 20. Quindi andiamo a incontrare il nostro, non mi viene la parola, sì, il nostro fato. No, destino. Cazzo, una cazzo, no, di parola ti chiedo. No, ti chiedo, perché che parola ti serve, dimmi. La nostra avventura Mimala. Inizia qui, poi vi dirò la frase che avevo in mente, che non mi viene. Scena, arriva alla stazione. Nuovo segnale qui alla Madonnina e prendiamo 312. Qui c'è un piccolo spazio picnic, una bella vista. Allora, quindi andiamo avanti, siamo qui su questo bellissimo spiazzo e adesso lasciamo pulito, mi raccomando, questo lo dovete seguire, lasciamo pulito, perché in giro ho visto tanta monnezza e non mi piace per niente. Andiamo per il 3.12 in Monte Pellecchia. Dov'è? Qui, dritto, qua. A catapulta. No, sto bene, i resti dell'aereo. Oh, vabbè, sti cazzi, caso poi se tornavamo. No, resti dell'aereo. Ma che è resti dell'aereo? Belli resti dell'aereo. Sì, ma ce lo frega il cazzo, ma poi vediamo a scendere. Belli resti dell'aereo. E ho capito, come fa? A scendere non scendiamo da qua, mi sa. Forse. C'è 45, ci fa portare da un'altra parte. Ma cose, i resti dell'aereo. Sì, è in un video. Quanto manca? Lost. A del 60. Andiamo a vedere il resto dell'aereo. Thank you.
Io direi che potremmo tornare sul sentiero. No, io direi da 312. Dritto per dritto. 312, sì. No, sei matto. Dritto per dritto. No, no. No, no, no. Via là. No, no, no. E poi cresta, cresta. Dipende da dove devi andare, capito? Là. Non lo so. Ho visto la croce dell'Afa. Riprendiamo il 312, please. Ok, prendiamo il 312, facciamo una camminatina. Ma sì, dai. Carina. Però secondo me è ora che mi taglio i capelli. E intanto abbiamo visto i resti dell'aereo, quindi riprendiamo il 312 e andiamo di là. Il 312 che va su, ma noi andiamo un attimo a vedere il rifugio, la casa del pastore. Allora, abbiamo fatto merenda alla casa del pastore. Adesso riprendiamo il nostro sentiero 312 per andare su verso il Monte Pellecchia a 1:20. Usciti dalla faggeta, adesso andiamo su in cresta. Ci dovremmo essere vicini alla vetta del Monte Pellecchia. Sì, oggi è preso bene, se la canta. Passera, e viva la passera. La passerina, ecco qua. Un bel vento potente. E intravede la croce. Vida Cruz. Ci siamo sulla vetta più alta dei Monti Lucretili. Tornati alla casa del pastore, e Monte Flavio probabilmente è il paese, quindi non ho capito se l'anello è stato fatto o meno. Comunque adesso pronti per sbraciare, si mangia, ci si rilassa al sole, bellissimo, e niente. To see.